Eccoci, quasi pronti per la diretta. Vediamo se riesco a mettere in modalità aerea. C'è la connessione debole, quindi devo togliere. Parla da capo, la diretta. Mio. Eccoci, ci siamo, eh? Ciao Milena, Antonella, ciao. Allora, ora ciao. Oggi abbiamo anche Giada, mia figlia, che ci fa le riprese e si è offerta quasi volontaria, un po' obbligata. E facciamo questa cosa tutti insieme e prepareremo. Milena ha chiesto che fai di buono. Allora, facciamo i sofficini con vari ripieni e faremo anche una vellutata sgonfia pancia, perché ora si cucina, siamo fermi e tutto, però bisogna anche un po' iniziare a mangiare almeno un pasto al giorno un pochino più leggero, quindi mi sono imposta anche di fare cucina leggera. Faremo questa vellutata sgonfia pancia. Nel frattempo, che cuocerà la vellutata svuota, sgonfia pancia, farò anche il purè, perché logicamente la vellutata la mangerò io stasera. E Giada e Marcello mangeranno i sofficini cotti in forno e gli farò il purè. Quindi è che è arrivata anche la mia dolce metà. Hanno preso. Benvenuti, io direi di iniziare. Vai. Quante persone ci A sono? te, mi 23. passo. Io Ti salutano comincerei. tante persone, però ora Grazie. non sono. Allora, cominciamo con l'impasto per fare diciamo la base dei sofficini. Quindi vado a mettere nel boccale 250 grammi di latte. Avevo già pesato, poi vado a mettere un pochino di sale, un pizzico, il resto lo aggiungerò dopo, e l'imposto 5 minuti a 90 gradi alla velocità 2. Allora, quindi 5 minuti. Gradi, velocità 2. Quindi intanto mi va a scaldare questo latte. Poi aggiungo anche una noce di burro, così si va sciogliendo, e intanto aspettiamo che scaldi. Dopodiché andrò a inserire la farina e mescolerò tutto e si otterrà un panetto di questo genere. Allora, noi poi, mio marito l'ha rilavorato un pochino a mano perché esce diciamo un po' appallottolato ed esce anche bollente, per cui va lasciato raffreddare, ci vuole circa una mezz'ora. E allora noi abbiamo preparato già un impasto così si può lavorare e l'altro lo lasceremo raffreddare. Tanto, come vedete dal condimento, abbiamo deciso di fare dose doppia perché una volta che li facciamo tanti e poi li mettiamo nel congelatore. Quindi, Mamma, allora, Milena Ghiani chiede se si possono fare anche senza bimbi. certo, si possono fare, Milena. Logicamente considera che questa è la tua pentola, quindi scaldi il latte con dentro la noce di burro e un po' di sale. Prima che arrivi a ebollizione ci vai ad aggiungere un altro po' di sale e la farina. Dopodiché lo devi impastare, quindi non so se hai una planetaria o se no lo impasti a mano. Occhio perché a 90 gradi brucia, però ti aiuti magari con una frusta e poi prosegue a mano. Certo, si può fare.
Dopo andremo a farcirli con... abbiamo la scamorza affumicata, il pomodoro, quindi faremo quelli alla pizza, gusto pizza, poi faremo prosciutto cotto e formaggio e spinaci e formaggio. Ho anche preparato mezza dose di besciamella, perché la besciamella ci sta bene all'interno e ammorbidisce anche il ripieno, quindi... Però ecco, si possono farcire come più si preferisce, anche con la salsiccia e altri ingredienti. Dopodiché le andiamo a chiudere. Noi abbiamo un attrezzino, che è questo qui, ma si possono fare anche tranquillamente a mano. Infatti vi faremo vedere come faremo i cerchi con una ciotolina. Poi si vanno a chiudere a mano e con i lembi della forchetta si fanno le incisioni. Dopodiché li passiamo nell'uovo sbattuto e nel pan grattato. E poi si deciderà se friggerli o farli in forno, ma noi stasera avevamo detto di farli in forno. Nel frattempo ho preparato anche, per fare la vellutata sgonfia pancia, ho messo un finocchio, perché ce l'avevo bello grosso, se no due, e un porro. In alternativa si mette la cipolla, ci si può mettere insieme una carota o la patata, magari piccolina, che sgonfia la pancia, se no perde l'effetto. E questi poi andranno a cuocere mentre noi vi faremo vedere come si compone il sofficino. Come state? Io dico sempre questa cosa, noi abbiamo trovato un modo divertente per passare le nostre giornate. Io e mio marito siamo appassionati di cucina, diciamo che lui è la parte manuale, io sono più la parte della testa e tecnologica. E diciamo che abbiamo trovato anche un equilibrio in questa quarantena, perché facciamo cose che ci piacciono e allo stesso tempo passiamo del tempo insieme. Silvia Dreoni ha detto che cucina con te. Brava Silvia, ecco, infatti, a proposito, avevo mandato gli ingredienti. E, oltre alla Silvia c'è qualcun altro che sta preparando con me in diretta? Ti salutano tante persone. Silvia, poi aspetto le foto, vediamo il risultato. Poi non so se avete visto sul mio profilo, ieri sera è successa una cosa bellissima, perché due miei clienti speciali, marito e moglie, che tra l'altro ora sono trasferiti su in Altitalia, hanno cucinato in diretta con il bimbi, cioè proprio ho trasmesso questa cosa e questa passione anche a voi, è stato bellissimo. Vederli soddisfatti di fare questa cosa, e li saluto perché sicuramente mi stanno guardando, la Federica e Alessandro. Quindi, sì. Si prosegue, aggiungiamo 250 grammi di farina, quindi vado a pesare. Allora, qua. Vai, è andata un po' di più. Poi ci aggiungo un altro pizzico di sale e gli do un minuto alla velocità 5, quindi si impasta. Un minuto. C'è la luce, non si vede. Velocità 5. E lui impasta. Ora vi farò vedere come esce, dopodiché lo metto da una parte e noi proseguiremo con quell'altro impasto. Marianna Lupi ha detto che ha fatto gli gnocchi alla romana. Chi? Marianna Lupi. Ah, la Marianna del mare. Ciao Marianna. Vediamo, Tante persone ti fanno dei commenti sul foulard. Foulard. Bello, mi piace. Allora, diciamo che fare queste cose
vi farò un po' ridere, no? Mi permette anche di vedermi un pochino su, perché io mi alzo un po' col pensiero e l'emozione di dover fare questa cosa, e quindi mi sistemo, mi pettino, mi trucco, mi vesto, mi metto in foulard, diciamo che diventa una giornata di routine come tutte le giornate normali al di fuori della quarantena. Allora, ecco il risultato. Aspetta Giada che mi avvicino io, eh. Allora, eccolo così. Questo qui è caldo, allora, vedete che fuma? Come direbbe l'antico pinaio, bada come fuma. Bada come fuma. Allora, lo trasferisco qui. Poi appena è leggermente tiepido, Marcello con la sua forza provvederà a farlo diventare liscio. A questo punto do una sciacquata al boccale e riparto con la vellutata, di modo che mentre cuoce facciamo i sofficini. Allora, avete domande? La Perla dice che siete unici. Ciao Perla! Scusa Luci, si può impastare? Ah, gli ho dato una pulita. Si può impastare cosa? No, ma si può stendere. Si può stendere? Un attimino solo che metto a cucinare la vellutata. Allora. E ora ecco la ricetta per la prova cottura. Ci mettiamo dentro il boccale, un finocchio grande o due finocchi, poi ci metto un porro o la cipolla, io c'avevo il porro quindi metto tutto dentro, va bene? Poi ci aggiungo l'acqua, io diciamo che mi regolo fino al momento in cui la vedo comparire. Aspetta che la inquadriamo, riesci a inquadrare Giada? Sì. Allora, in pratica, come vedo comparire l'acqua dal bordo delle verdure, diciamo che raggiunge la consistenza da me desiderata. Poi la patata non ce la metto perché veramente ho bisogno di sgonfiarmi. E ci metto al posto del sale un cucchiaino di dado vegetale fatto col Bimbi, quindi un cucchiaino ma anche due perché il mio non è molto saporito. Bene, a questo punto chiudo e gli imposto 20 minuti 100 gradi e poi gli do la velocità, ma io non mi accontento perché stasera mi hanno detto la vellusata te la mangi te, quindi cosa io ho pensato? Gli faccio il purè insieme ai sofficini, quindi tolgo il misurino, qui dentro ho messo mezzo chilo di patate tagliate a fette fini, va bene? E mi sfrutto il vapore che c'è sotto per cuocere anche le patate. Quindi invece che 100 gradi metto la temperatura varoma, chiudo e gli do la velocità 2. Federica Gagliardo dice fatto in casa da Lucia. Brava Fede! Ed ora passo il video a mio marito. Ora si comincia a stendere. Qua? Sì, guarda che vediamo un po' chi c'è. C'è tanta gente. C'è la Marta, c'è la Laura, la sua sorella. Sempre giraffa, gioca sempre la parte. Ciao, c'è Armando con i suoi canini. La c'è Marta. L'Elena. La Tamara che da oggi pomeriggio mi aveva detto ti seguirò sicuramente, la Fede,
la Giulia, c'è anche la Paola, la nostra vicina di casa, grande Paola, che onore. I miei cugini dalla Calabria, che piacere. Chi è di voi che sta facendo in diretta con noi, a parte la Silvia? Forza, su! Vi piace stare a guardare, eh? Ok. Io, se non avessi lui che mi fa questa parte pratica, penso che non potrei fare queste dirette, perché è veramente bravo, preciso, e veramente. Armando Leonelli dice grande marce. Ciao Armando. Intanto qui sta cuocendo, continua a cuocere benissimo. Vai. Ok, ci siamo? Sì, ora si comincia abbastanza sottile. Davvero, Manuela, peccato che non sentite gli odori. Aspetta, si comincia a fare. Aspetta, ci avviciniamo, almeno. No, abbiamo preso un barattolino così di circa. Dopo si guarda quanti centimetri. Sì. Dopo gli si dice quanti centimetri. Allora, si fa. Noi abbiamo questo. Allora. Vuoi fare prima i cerchi? O se no io intanto condisco, vai. Allora, lui fa i cerchi e io condisco. Allora, lo inclino un po', dopo magari vi faccio vedere anche a mano, come si fanno. Questa è besciamella? Questa è besciamella. Allora, prendo un altro cucchiaino e mi aiuto. Ho visto la Paola, la nostra vicina, che ci ha commentato. Paola, te li passo giù sul portone, te li faccio assaggiare. Allora, poi prendo un po' nel frattempo qua prosciutto cotto, questi li facciamo col prosciutto cotto e la scamorza. Francesca Ermini dice squadra top. Grazie Franci. Allora vai, si falla te perché io rovini il lavoro. Vai e vai. Ecco il primo. E intanto lo mettiamo qui, poi dopo vi faccio vedere come l'impano. Oh, va piano, eh? Così veloce fa. Ci dovrebbe essere anche la suocera in visione, eh? Va per benino. Allora, qui metto un po' di besciamella perché gli dà un po' più di cremosità. Poi ci metto, questo giro ci metto gli spinaci. Saranno troppi? No, mette tanto, se no si E un pochino di scamorza. Chiudo? Bello, è fatto casino io. Mariella Grimaldi dice complimenti alla squadra. Grazie. Oh, questo si vede, ci ho messo le mani io. Le mettere meno, se no. Tiziana Teriaca dice che squadra. Ciao Tizi. Allora, ora qui si fa col pomodoro e la scamorza. Si può mettere la mozzarella, che io ce l'avevo aperta questa scamorza, per cui ho usato questa per finirla, insomma. Pomodoro, pezzettini, chiudo io, eh? No, ok. È una pastana, dovreste vedere la faccia che fa. Viene a pastare. Stefano Simonetta Picchi dice buoni, che fame, bravissimo. Ciao Simonetta. Allora, vediamo se ci azzecco, eh? Io farei fare al babbo, mamma. Dici, eh? Sì. Allora, besciamella ne metto meno, tanto si scioglie. Ne facciamo un po' di più il pomodoro, sono buoni.
No, prosciutto cotto e scamorza. Va, anche. Prosciutto cotto e scamorza anche. Chiudi lo petto. Ecco qua. Oh, guarda bello questo. Oh, visto, bene. Perfetto, non come il tuo, ma. Bene, bene. Vai. Armando Leonelli dice marcio è più preciso. Vero, lo so, lo so. Infatti, guarda, questi qui li lascio finire a lui, vai, tutto lui. Tiziana Teriaca dice ha ragione la figliola. Ne facciamo allora vedere una anche a mano, lo faccio io dopo. Vai, bene. Pecorri e scamorza e prosciutto. Tu vuoi già la prosciutto e scamorza. Va per la maggiore. Ah, vedi, c'è il trucco, si aiuta con le mani. Antonella vai. Grasso ha detto che mi hai fatto venire voglia di farli. Vai, Anto! Allora, si prova a chiudere. Lo facciamo con questo? Allora, vai. Ci metto. Questo lo faccio con gli spinaci. Ah, ok, dopo ti devo chiedere una cosa. Sì. Che hanno... Leonardo Bittini ti chiede se... Ti dice che non li fa più la bilancia del bimbi, come può fare? Leo, dopo ti chiamo. Controlla se c'è il filo tutto fuori e se è pulita sotto i piedini. Può chiudere? Vai. Aspetta, la scamorza ce la mettiamo. Sì, due pezzettini. Vai. Vai. Allora, questa si fa la prova per chi non c'ha l'aggeggino. Silvia Dreoni dice che suo marito è troppo veloce, io resto indietro. Silvia, non ti preoccupare, ci abbiamo la doppia dose noi. Ah, si è chiusa anche la forchetta. Ecco, questa è fatta a mano, quindi non importa avere lo stampo, anzi, è quasi più bellino. Vai Silvia, ti si aspetta, vai. Facciamo ancora. Lo sai che vengono belle a mano? Sì. Sì. No, sono più bellini. Vengono chiusi meglio. Allora, andiamo avanti. Annunziata Michelli dice bravissimi complimenti. Grazie, amica virtuale Annunziata. L'ho conosciuta in questi giorni perché è appassionata di cucina anche lei. Tiziana Teriaca dice sei sicura che fa il carrozziere? Ma almeno così mi dice quando esce di casa la mattina. La mattina? Poi io se va a fare scuola di cucina o all'alberghiera non lo so. Allora, qui come si fa? La prego? Sì. No, ma giralo. Casino. Eccolo, caramellino. Un po' rotto, però vabbè, dai, mamma, poverina. Allora, qui già abbiamo voi. Come prima. Scamorza. Prosciutto cotto. Antonella Grasso ha detto lo devi reclutare. Sarebbe mica pensata male, Anto, che dici? Ce ne abbiamo poche niente di uomini noi. Tieni, vai. Vado? Facciamo rivedere un'altra a mano, lo faccio piano piano. Vai, ora ti inquadro anche a te se vuoi. Come vuoi. Allora, ci metto un po' di besciamella. In questo caso, secondo me, si può anche spalmare. Poi ci metto il prosciutto cotto. Tamara Mantini ha detto che appena può va a comprare lo strumentino. Guarda Tamara, si fanno bene anche a mano. Brava, brava Luci. Guarda, brava. Oh, mincisa, vai. Brava. Allora, uno. Vedi. Piano. Ho detto che non sono capace. No, via, fallo sì, sto facendo un macello. Giada, taglia questa scena. No, no, lasciala, lascia. Non si può. No. L'ho già visto. Questo io non lo mangio.
lo mangio io. Dai, questo si riconosce, lo mangio Vai. Io. Gli diamo una botta qui. No, 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 ora, fa, ora esplode, stai a vedere. No, no, va bene, va bene. Guarda, brutto, eh? Però dai. Allora, intanto qui le verdure continuano a cuocere. È vero. Le patate cuociono nel baroma, vedete come fuma. Casco. Federica Gagliardo ha risposto che su Amazon si trova. Ok. C'è un profumo qui. Profumo di finocchi, porro, buonissimo. Oh, vai. Senti, cioè abbiamo ancora 8 minuti di cottura, quindi si può fare con calma, almeno vediamo la fine di tutto. Che cosa avete cucinato in questi giorni, con o senza bimbi? Fateci sapere un po', dateci qualche idea. Sì, noi ora si è finito un po', con tutti i carboidrati. La zia Caterina dice grandi. Ciao Cate. Ciao Cate. Visti che siamo a fare? Allora, ne verranno 2, 4, 5, 10. Ne verranno circa 12. La Federica Gagliardo ha detto: Giada, cucina tu, fai vedere che sei più brava di loro. La zia vuole l'aggeggio. Si fanno a mano, tranquillamente. Sì, era Lucia a farlo. Che rotto uno. Con la forchetta. No, no, vengo bene anche a mano, sì. Come si fa? Besciamella. Poi scegli l'ingrediente che vuoi, anche i funghi secondo me ci stanno bene. Ciao Vale. La Mariella Grimaldi ha detto ha fame. La zia ha detto ha fatto la treccia di pan brioche. Laura sì, mi ha detto tuo fratello che è anche buona, parecchio buona la treccia. Vediamo qui, 6 minuti, intanto è arrivata a temperatura, quindi ora anche le patate. La Federica Gagliardo ha detto stasera costolette di agnello al vino rosso con purè di cavolfiore. Però, impegnativa, vede. Bene. Ti saluta la Valentina Roselli. Sì, ciao Vale. La zia ha detto ti ascolta. Intanto comincio a passarli. Sì, sì. Ti serve ancora la farina? No. No, così faccio spazio. Allora mi allargo. Intanto si rinquadra un po'. L'ultima. Ci sarebbe anche questa. No! Allora, intanto. Non dimentichiamo, dove le cantavo. Ehi, c'è da fare, c'è da fare. Un po' provato. No, la quella si fa. Sì, facciamo dopo. Allora, cominciamo. Mi sa che la Federica Gagliardo ha sbagliato persona, qua. Ha risposto alla zia. Alla zia Caterina, sì, la no, gli ha risposto alla zia Laura. Ah, vabbè. Allora, qui ho sbattuto l'uovo e lì c'è il pan grattato pronto che avevo preparato l'altro giorno. Allora, passo nell'uovo. Agnese Barghi dice tanti saluti da Antonella di Staggia. Sì, ciao Agnese, ciao ciao, come state? Tutto bene? Allora, il pano per Benino, ecco qua, ed ecco il primo. Facciamo scendere un po'. Forse un uovo non mi basterà.
Allora, l'uovo logicamente mi fa rimanere attaccato il pan grattato. Questi qui poi si possono anche mettere nel congelatore e diventano proprio come quelli che si compra. Poi dopo nei commenti vi condivido il video e vi ci metto la ricetta per benino tutta dettagliata. La volete anche con la vellusata o la vellusata ve la mando a parte? Fatemi sapere. La Tamara Mantini ha detto gli asparagi e uova con carta forno tutto cotto nel varoma. Buoni Tamara, manda la ricetta, eh. Quante belle idee. Mi sa che devo prendere un altro uomo. Ti saluta Lisa Sole. Ciao Lisa. Lisa, anzi. Sì, sì. Grazie per il lavoro che fai. Qui nel piatto, sì, sì. Grazie, grazie. Lavora negli ospedali. Fate un gran lavoro in questo periodo. Allora, questo chi l'avrà fatto? L'uovo? mi prendo anche in giro, eh? Allora, così. Mi sa che è finito anche il pan grattato. Ora lo riprendo, tanto ce n'ho. Voglio il pan grattato. Ci sono 19 persone. Allora, la prossima diretta che mi piacerebbe farvi è riguardo al gelato. Vorrei fare il gelato di frutta e in particolare quello leggero, quindi altamente proteico e senza grassi. Per fare ciò, ora mi devo organizzare, ho preso le fragole, vanno precedentemente congelate a pezzettini, lavate, congelate e circa 500 grammi. E poi vi dirò quando si farà questa diretta e vi dirò anche quali altri ingredienti servono. Allora, devo aggiungere il pan. Allora, la Federica Gagliardo ha detto che domani mattina fa una diretta con una ricetta espressa per la colazione. Bene, Fede, chi si segue, eh? Federica Gagliardo, chiedetegli l'amicizia perché lei e suo marito sono uno spettacolo. Io li chiamo Sandra e Raimondo, sono simpaticissimi. La Mariella Grimaldi ha detto Giada, dopo cotti li mandi un po' giù in Calabria. Come si fa col piccione viaggiatore? Ecco qua. E poi un'altra ricetta mi piacerebbe farvi in diretta, anche se ormai ho già condiviso la ricetta e gira, eh? Voglio farvi vedere i biscottini per cani, perché a parte che li stiamo finendo, quindi... Non noi, non no, noi, noi. Dobbiamo rifare, perché i nostri canini li apprezzano tantissimo. Posso inquadrare molto? Sì, e quindi li dobbiamo rifare, faremo la diretta su quelli, che tra l'altro è molto molto veloce. Sì, si fa vedere come li apprezzano. La zia ha detto se si possano congelare. Certo, sì, sì, sì. Facciamoli vedere come li apprezzano. Vai. E ti saluta Giovanna Forte. Ciao Giovanna, che piacere. Vai. Olga. Olga. Vieni. Intero? No, sì, dopo. Se no già passerò. Dai. Vai. Mi adorano. Come sentono il rumore di quella scatolina. La scatolina magica. Diventano pazzi. E poi sono mangiabili anche da noi, anche Giada le mangia. Non è vero, mamma, così sembra. L'ho assaggiati. Sì, poi porta fuori.
No, babbo. Allora, qua sono arrivata quasi in fondo, eh. Intanto Marcello c'ha pronto l'altra dose. Non vi riesco a inquadrare tutte e due. E qui il bimbi ha suonato, quindi ora finisco qui e poi frullo la vellusata. Ecco qua. Ok, allora, abbiamo, quanti sono? Contali un po', Dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. 14 sofficini con 250 grammi di latte, 250 grammi di farina e una noce di burro e qualche ingrediente che abbiamo in casa, quindi insomma mi sembra un ottimo risultato quello ottenuto. Allora, nel frattempo qui abbiamo le patate che utilizzerò per fare il purè dopo e qui abbiamo, ci arrivi già da far vedere, la vellusata sgonfia pancia, diciamo. Per chi si fosse collegato ora, dentro c'è acqua, un finocchio bello grande o due, il porro o cipolla e poi ho messo un po' di dado bimbi. Quindi a questo punto chiudo e vado a frullare. A me mi piace liscia, 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 quindi vado a cercare il frullatore e lo faccio partire. Ah, aumenta piano piano di velocità. Sì. Che inquadro. C'è Ahmad. Ciao Ahmad. Io per i miei gusti la frullo ancora un po', gli do altri 30 secondi perché il finocchio è filoso e mi piace proprio liscia liscia. Fagli un po' vedere Ahmad che si è fatto. Guarda Ahmad, Ahmad. Si fa gli scottini anche per cavalli. Si inventa anche quelli. Lui intanto continua a produrre. No, poi se no casco. Allora, poi la trasferisco qui perché ho bisogno del boccale per fare il purè. Non potete capire il profumo che manda questa vellusata, una cosa eccezionale. Poi ci metto un gocciolino d'olio e poi io nella mia ci metterò anche una struzzata di noce moscata perché ci sta molto bene, molto. Ecco qua, questa la tolgo, ora risciacquo il boccale e vi faccio vedere come riutilizzo quelle patate per tirar fuori un purè. La zia ha scritto biscotti per cavalli, top. Li facciamo? Sì. Ahmad, facci sapere che ingredienti ci sono all'interno. Farò la carota. Carota, mela. Poi ci sarà. Carota, farina integrale. Non lo so perché sono... Vai, guarda bella distesa. Allora. Sì.
arrivi a che punto sei te con i sofficini? Ho cercato di rallentarlo un po'. Allora. Ma oggi ci sono meno persone. 17. Perché vanno e vengono. Allora, a questo punto andiamo a mettere nel boccale la farfalla. Va bene? Si vede? L'ho messa. Poi ci metto le patate. Aspetta che prendo una spatola. Queste erano circa mezzo chilo. Poi ci metto un po' di latte. Ti saluta Antonella Giustini. Ciao Antonella! Ci metto 50 grammi di latte. Poi magari dopo ricontrollo. Sale. Silvia ha detto mi dedico solo ai sofficini. Brava Silvia, va. Tanto poi ti riguardi la registrazione e ci fai anche l'usata. Poi ci metto un po' di noci moscate. E il coperchio. Eccolo qui. Silvia, tra l'altro complimenti, perché ho visto i video che stanno facendo per intrattenere i bambini, i suoi collaboratori, Dreoni Giocattoli, complimenti, bellini bellini. Allora, a questo punto lo vado a riscaldare un po', quindi gli do giusto 5 minuti, poi vediamo, magari basta anche meno. 90 gradi. Velocità 2 e lo faccio andare con la farfalla. Lo sapete che non si va mai oltre la velocità 4, sennò rischiate di trifarla e comunque si stacca e buonanotte. Quindi ora sta cuocendo. Poi, non appena qui sarà caldo, vado ad aggiungere una noce di burro e poi lo vado a montare alla velocità 3. Così c'ho anche il purè pronto. Vi è piaciuta questa diretta? Troppo lunga, troppo noiosa? Ditemi un po', c'è qualche ricetta che vi piacerebbe vedere? Che dico, no? Non lo so, perché penso... Non sia nel... Cioè, va in ritardo per loro. Ah, ok. Risponderanno tra un po'. Sì, sì, ci sta. Perché vedo sempre le risposte dopo un po' quando... Quindi va in ritardo. Come ho detto anche l'altra volta, facciamo queste cose qui per intrattenerci un po' tutti, Perché il momento è quello che è e mi sembra bello e carino dedicare un po' di tempo... a queste persone, amiche, clienti, parenti, speriamo di farvi un po' di compagnia. Allora, noi ci siamo già, è già arrivato anche alla temperatura. Quindi in poche parole quanto tempo ci vuole? Guarda, ci ho messo, sì e no, 2 minuti. Vediamo se si riesce a inquadrare dentro, già un attimino. Non lo so, perché gira, c'è un po' troppa luce. Sono le patate con il latte. Ciao Riccardo. Ora è arrivata a 90. Guarda, sarebbe già pronto così. Guarda che bello. Però io ci vado a mettere anche un po' di burro. Tanto lo mangiate voi, quindi sicuramente mi piace più saporito. Lisa Sole ha detto bravissima, il tuo assistente lo devi portare ai corsi della Sabrina. Sì, 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 si porterà ai corsi della Sabrina. Vediamo se viene, soprattutto a quelli di pizza e impasti, perché lui è appassionato. Allora, ho messo la noce di burro, crudo, e ora lo muovo.
conto. Gli diminuisco il tempo, tolgo la temperatura e gli do 30 secondi alla velocità 3, anche 4. 3, vai. Tamara, aspetta, sveglia, la già da un po' per me e anche la diretta, siete bravissimi. Che come? La Tamara ha scritto sveglia, la Giada, comunque come la diretta, siete bravissimi. Grazie, grazie Tamara. La zia ha scritto bravissimi tutto, soprattutto la Giada. Ecco. Tutti, soprattutto la Giada. E la Giada ci farà vedere una ricetta delle sue. Davvero, eh? Allora, lui si sta finendo le braccia. Allora, facendo allenamento. Le rep. E qui abbiamo anche il purè pronto, ma siccome non mi soddisfa, come? Perché loro lo mangiano liscio liscio, vi svelo una cosina: togliete la farfalla e lo fate riandare a velocità 4, così no, siate sicuri che non ci rimane più niente. Ma c'era il flash. Te come sei messo? Ho finito. Alleluia. La zia ha detto che non ha capito cosa c'è nel bimbi, dato che è arrivata un po' in ritardo nella diretta. C'è il purè. Abbiamo lessato le patate nel varoma mentre cuoceva la vellutata. Poi ho tolte, ho messo all'interno la farfalla, ci ho messo le patate, il latte, l'ho fatto ricuocere 2 minuti e poi ho frullato. Ed ecco qua. Paolo Lippi dice: finalmente mi sono collegata. Ciao Lucia, sono Rita, ho problemi di rete. Ciao Rita, tanto poi guardi guardi la registrazione. Ecco qua, ecco il purè. Mamma mia, che profumo! Buono! Che bellezza! Mm. E qui. Giada chiede tra quanto che si mangia. Vada come fuma. Il tempo di risistemare qui, mettere i sofficini in forno. Scusa. Immagina. Davvero? Sì, infatti qui non sembra. È un purè a tutti gli effetti, l'odore è del purè. Sì, bellissimo. Sofficini. Qual è quello che hai fatto? E la vellutata. Mettiamo tutto insieme. Attento. Finito. Questa è la preparazione di oggi e vai, giriamo lo schermo così si saluta. Come si fa a girare? Inquadro io. Vai. Eccoci qua, queste sono le nostre preparazioni di oggi. Aspetta. C'è da finire, ecco. Sì. Speriamo che vi siano piaciute e alla prossima. E che si farà? Ora ci si pensa, eh? Qualcosa, un dolce. Va bene. Ciao, buona serata. Condividete il video sulla vostra pagina e mettete hashtag a casa con bimbi. Ciao.